Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBax, bentornati su SpazioGames.it. In questo video andremo a vedere come affrontare la prima missione di XCOM 2. Nel precedente video, che vi lascio in descrizione, sono andato a spiegare un po' perché dal mio punto di vista XCOM 2 è un'esclusiva PC da non perdere. In descrizione trovate anche la recensione ufficiale di SpazioGames.it direttamente dal sito, e in questo video andrei a vedere finalmente un po' di gameplay e quale miglior modo di iniziare il gameplay proprio iniziando dalla prima missione. È ora che gli alieni e il resto della Advent capiscano che possiamo colpirli dove fa più male. Quindi attaccheremo un bersaglio di alto profilo in un centro cittadino. Schieratevi, avvicinatevi alla posizione designata, neutralizzate i nemici e conquistate la zona. XCOM 2 è un videogioco che, quando si inizia a giocare, può spiazzare. Perché una persona che non ha mai giocato a questa tipologia di gioco lo troverà difficile. Io stesso ci ho giocato oramai, sono una trentina di ore, eppure andando avanti continuo a scoprire cose nuove. Tuttavia, in realtà, una volta capiti alcuni meccanismi, in realtà si rivela, insomma, più semplice da giocare. Ecco, il mio scopo in questa puntata è un po' spiegarvi dei piccoli trucchetti per chi inizia. E nel frattempo vedremo anche un po' il gameplay. Come vedete, le nostre unità iniziano in occultamento, cioè il nemico non sa che noi siamo presenti sulla mappa di gioco. Questi soldati costituiscono il grosso delle truppe Advent. Sono disciplinati e ben attrezzati, ma l'ubbidienza li rende prevedibili. Chiaramente non tutte le missioni inizieranno in occultamento, però alcune sì, ed è il caso di questa prima missione. Come vedete, l'unità ha due azioni nel suo turno di gioco. Nel momento in cui spara... Mena sono 5, siete vicino alla posizione bersaglio. Dicevo, nel momento in cui spara, non può fare altre azioni, a meno che non abbia abilità particolare, voglio dire, però. Come vedete, c'è l'area blu, che è quella, vedete, può arrivare fino all'area blu e poi può sparare, oppure se entra nell'area gialla è come se facesse due azioni. Noi in questa prima fase ci limiteremo a posizionare bene le nostre truppe, dato che il nemico appunto non sa della nostra presenza, possiamo coglierlo alla sprovvista. Tuttavia nel momento in cui un solo nemico sa della nostra presenza, tutti i nemici sulla mappa sapranno della nostra presenza. Come vedete ci sono delle caselle rosse. Allora le calpestassimo, loro verranno a conoscenza, insomma, di quello che noi facciamo. Vedi, questo è stato il nostro turno, ora c'è l'attività aliena, dopodiché l'azione tornerà di nuovo a noi. È opportuno usare bene l'occultamento. È bene precisare che non si può giocare totalmente stealth, cioè è bene specificare che non è che si può raggiungere l'obiettivo senza essere mai identificati, anzi, conviene sempre essere identificati, a parte rarissimi casi. Conviene sempre essere identificati, ma massimizzare le uccisioni che facciamo quando veniamo identificati. Ora vi faccio vedere. Diciamo che andando più avanti si capisce di più, però già nel mio piccolo vi farò vedere. Dato che le unità ci vedranno nello stesso frangente in cui noi le vediamo, nel momento in cui noi procediamo nella mappa andando molto avanti, dobbiamo affrontare più unità. Ora vi faccio vedere comunque. Allora, credo che le unità le abbiamo piazzate abbastanza bene. A questo punto vi faccio vedere che cosa facciamo. Allora, le unità hanno questa abilità che si chiama guardia. In questo caso è guardia nascosta, cioè fin quando siamo nascosti non farà niente. Però nel momento in cui vediamo, veniamo scoperti, nel momento in cui ci sarà un'unità che passerà nel loro cono d'azione, loro lo spareranno. E mettiamo 3 unità in guardia e questa qui gli facciamo sparare una granata. La granata è, diciamo, la risorsa dei nabi, per così dire, ok? Però ha dei vantaggi tattici molto grandi. Andando avanti quando ci saranno nemici con le armature, ed è una cosa che per ora non ci interessa, però per iniziare, per massimizzare i profitti, possiamo iniziare proprio con una granata, in maniera tale che la squadra a casa la portiamo tutta all'inizio, perché all'inizio la squadra è scarsa, voglio dire. Solo facendo esperienza le unità diventeranno più forti e acquisiranno delle abilità particolari. Noi ora abbiamo 4 reclute senza abilità, quindi la granata la useremo. Come vedete, la granata all'inizio fa una strage. A questo punto, promozione ottenuta per questo personaggio, palesamento, quindi ora sanno che noi siamo sulla scena,
E come vedete, andando avanti, noi addirittura possiamo arrivare all'obiettivo, però procederemo per gradi, perché non abbiamo un limite di tempo, quindi procederemo ancora nascondendoci. Possiamo arrivare tranquillamente qui. Continuiamo a spostare le nostre truppe. Ecco, come vedete, abbiamo visto nuove unità e queste unità entrano nella nostra I cieli azione. dell'Advent sembrano più temibili delle truppe base. Non so se sia per l'addestramento o per un controllo mentale più forte. Ora, il punto qual è? Se noi avessimo avanzato molto all'inizio, queste unità sarebbero entrate nel cono di attività, come dire, nell'azione prima, insieme a quelle altre tre. Ok? Quindi, insomma, sono un po' dei risvolti strategici che un po' uno deve Ordine confermato, capire. mi muovo. Come agire, diciamo. Ok. Come vedete, nel Affermativo, momento mi in cui muovo. le muovo, io le muovo sempre in dei ripari. In questo momento, vedete, c'ha l'icona piena, vuol dire che è un riparo pieno. In questo caso, vedete, loro hanno tre ripari pieni. In questo caso, questa unità, ora vi faccio vedere, è a mezzo riparo. Cioè è riparata ma non completamente, perché appunto il suo riparo è più piccolo. Allora, abbiamo basse percentuali di colpire, per questa motivazione ci metteremo in Affermativo. guardia. E questo qui, per non saperne leggere né scrivere, useremo anche per lui la Mi guardia. tengo pronto. Ha effettuato la marcatura. A questo punto la marcatura teoricamente dovrebbe aumentare la percentuale, però noi siamo sotto un'ottima copertura, infatti abbiamo un'ottima caratteristica di difesa e loro hanno una bassa percentuale di colpirci, e per fortuna ci mancano. XCOM 2 è un gioco che si basa anche molto sulla fortuna, cioè la strategia fa il suo dovere, ma la fortuna c'entra. Loro magari hanno un 20% di possibilità di colpirci, ok? Però la possibilità che ci colpisce c'è. Anche noi, quando attacchiamo, il nostro compito è di massimizzare le percentuali di successo. Però ciò non implica che In movimento. possiamo non colpirli, insomma. Allora, continuiamo ad avere percentuali basse, perché abbiamo dei soldati che sono scarsi, però a questo punto noi ce la giocheremo così. Come vi ho detto all'inizio, con la mossa dei nabbi, per così dire, perché questa è una cosa che io non sapevo, cioè le granate, noi ne abbiamo solo una, è vero, però le unità presenti sulla mappa sono poche. Noi ne abbiamo affrontate queste tre, queste sono altre tre, queste sono le unità. Quindi nel momento in cui è difficile colpirle, con un colpo le uccidiamo, tanto vale giocarci la granata. Qua non lo colpiamo, quindi ci avvicineremo. Raggiungo la posizione. Vedete, nella zona blu, in maniera tale che abbiamo un'altra opportunità, le percentuali continuano ad essere basse, e Granata spariamo un'altra lanciata. granata. Vedete, le granate hanno il 100% di successo, quindi lanciamo la granata e promozione ottenuta. A questo punto rimane lui. Praticamente il nostro scopo per colpirlo con un'alta percentuale è aggirare la sua posizione in maniera tale da colpirlo alle spalle senza copertura. Però a questo punto credo che lui si possa muovere, quindi attiveremo la guardia per Statemi questo. sotto. E per questo. Sto di guardia. Ci ha colpito, non si è spostato, ha sparato, ci ha colpito. Come vedete, quando viene colpito si rimuove la guardia. È sempre un male quando ci colpiscono perché, come vedete, la mappa è dinamica, cioè era stato colpito il furgone e poi è esploso. Se ci fosse trovato un'unità vicino avrebbe avuto dei seri danni. Dicevo, è sempre un male quando vengono colpite le unità perché se vengono colpite Mi avvicino poi alle coordinate. sono ferite per dei giorni, perché le missioni hanno, come dire, non vengono misurate in giorni.
Ho detto una cosa che non ha senso, vi spiegherò poi man mano come funzionerà magari in una prossima puntata. Allora, abbiamo aggirato la sua copertura, la percentuale come vedete si alza nettamente, 76%, lo possiamo sparare con l'arma, 3 danni che è il minimo, ci è andata bene. Come vedete le armi possono fare da 3 a 5 danni, quindi la fortuna c'entra in XCOM, c'entra sempre. E a questo punto, io ora non mi ricordo con chi abbiamo effettuato la promozione oppure no? Sembra che con questo no. Quindi gli andremo a lanciare l'ultima granata, così anche lui si prende la promozione. Perfetto. A questo punto, abbiamo fatto una Quell'area è nostra. stupidaggine. Non rileviamo contatti in arrivo, gli scanner tacciono. Mena sono 5, abbiamo poco tempo prima della risposta dell'Advent. Dobbiamo piazzare rapidamente quelle cariche. Abbiamo fatto una stupidaggine. Ci In penso io. realtà, quando lanciamo la granata, se il nemico lascia un loot, lascia un bottino, il bottino viene distrutto. È una cosa che devo dire. Sapevo e non ci ho pensato. Comunque, non fa niente. Questi qua li facciamo semplicemente passare il turno. Gli facciamo piazzare la carica X4. E a questo punto la missione è compiuta. Mena sono 5, incontro al punto di estrazione. Stato confermato, squadra al sicuro. Detonazione cariche.